Toglielo! Toglielo! Quelli che avete visto spaventarsi a morte sono i genitori dei nostri complici, giovani attivissimi sui social o veri e propri influencer come Beatrice. Oggi gli abbiamo spedito a casa il kit della fantomatica TikTok, che trasformerà i loro amatissimi cani in star del web, ma ad una condizione: dovranno torturarli! Mamma! Papi! Può venire un momento? Devi venire qua un attimo. Dopo. Devo parlare di una cosa importante. Che cosa? No, praticamente. Tu hai presente che io ho tanti follower su Instagram, no? Sì. Ho pubblicato dei video con Wendy. Sono andato in tendenza. Cioè, lui, no, io, il cane è andato in tendenza. Un sacco di reazioni. Veramente. E mi hanno contattato da un'agenzia a livello mondiale. La TIC. TikTok. No, papi, quello è un social. La TIC. TikTok. No, tic e tic. Ma la TikTok. Sì. Ma perché la conosci? No, e chi la conosce? Ah, poi l'agenzia che crea i cani influencer. Perfetto. Sai che sono gli influencer? Sì. Come la Ferragni. Vuole mettere sotto contatto Tabby e farlo diventare tipo famoso. Hanno mandato il kit di addestramento. Questo è il primo corso. Ma fa l'unboxing di questa cosa, dobbiamo fare il video. Faremo vedere tutti i prodotti, ok? Facciamo una diretta su Instagram. Pure! Mamma, non è niente. I genitori non vorrebbero finire in pasto ai social. Ma esiste proprio? No, ma non devo riprenderti, devo riprendere che siamo in pasto. E come c'è in mano? Ma perché mi fai fare queste cose? Ma mi dai pure, mi deve vedere la gente. Ma si sa che i figli hanno sempre la meglio. Chiamiamo anche Napo. Napo! Ho pure la voce di merda. Ok, ciao a tutti ragazzi. Oggi sono qua insieme a mio papà e a Wendy, piccolina, a scartare il pacco di TikTok che mi è arrivato. Napo, amore, sei felice di diventare un influencer? Napo? Ma guarda che c'è. Cosa c'è? Guarda, guarda. Ok, inizio pure dalla prima scatola. Leggi un po' che... Leggo io? Socialità. Cambia la sua personalità con smalto, tintura e pillole dimagranti. La tintura? No. La pillola dimagrante? Ma cosa vuole il cane? Spiga delle tue pillole dimagranti. C'è qualcosa che non torna. Ma non lo so. Ma dirlo in camera potrebbe indispettire la TikTok. Non fare così, guarda che mi fai perdere il lavoro. Andiamo avanti. Vado con il numero 2. Fallo sfrenare con i croccantini al pepe. Ma sono veramente al pepe? Sì, proprio così possiamo fare la challenge. È una challenge dove devi dare un croccantino a Pocio e devi vedere entro quanto impazzisce. Tu non stai bene, Manuè. Mamma. È una siringa di tranquillante. I genitori proprio non riescono a fingere. Non so accelerare. Ma così rischiano di mandare tutto all'aria. Ma tu lo stai tagliando, dopo tagli fa. Dopo cerco di sistemare, però stai attento. Vai, numero 3. Oh, eccolo qui. Carino. Cos'è? Questo è molto carino. Tienilo in posa fino a 60 secondi con le scosse del collare a strozzo. Collare che te l'ha scosso. Guarda. Ma non lo pensare, bro. Ma guarda, ci fanno qua. E le scosse. E si può strozzare. Cosa devono dirci? Non gli posso dire qualcosa di buono su questo. Aspetta, è l'ultimo, lo vuoi aprire? Fagli capire chi comanda con la frusta e catena. Oddio. Non mi piace, sono onesto. Ma non è piacere, ma non è. Niente da fare, l'unboxing è un disastro. Ma dove si scende? Dove si scende? Basta, sta pisciando adesso. Non resta che stoppare il video. Basta, ma cioè io spengo. TikTok. Ma sei normale. La TikTok non ne sarà mai soddisfatta. L'hai rovinata. Detto che dobbiamo sponsorizzare, cioè... Io non capisco quale sia il problema comunque. È una non cosa sicura. Non solo a io devo fustare il cane con questo collare a frusta. È a frusta, è vero. Ma tu stai fuori! Saranno professionisti, ma professionisti... Allora... Quante volte abbiamo fatto noi cose con Pocio? C'è passeggiate o veterinari? Ma finti bene!
Secondo me mi offriranno una cifra esagerata. Cosa che fa felice sia lui sia noi, ci fa diventare famosi. Sì, e stare pace con i soldi che ne fa. Non ti permette, io non faccio mai addestramenti con la catena della roseletta. Ma che ti pensi? Ma che ti pensi? Che questa mano è così illegale? Oh, questa cosa me la metto al collo, guarda qua. Posso vedere che comunque non è nulla. Manuele, non ti permette di usare queste cose, Manuele. Tu stai scherzando, non vuoi? Dai, provo. Ti sto facendo vedere che no, è pazzata! Cosa sarà? Sarà la scossa di un telefono, capirai? Vado? Popolissimo! Aiuto! Alla Laura! Alla Laura! Alla Laura! A chi tu sotto della festa della sua sorella, così è sto cazzo di guinzaglio con le scosse della minchia! Alla Laura! Alla Laura! Alla Laura! Pollo, che cazzo di devo fare? Era uno scherzo! Guarda lì la videocamera! No! Nella relazione con il cane, tanti purtroppo sono ancora legati al concetto di dominanza e capobranco. No, è imbecille! Eccolami, era uno scherzo! Guarda che camera! Punizioni, collari che strozzano. Addestramento coercitivo non sono di certo il massimo per il nostro cane, ma cosa possiamo imparare a fare? Beh, innanzitutto riconoscere l'individuo che c'è di fronte a noi e la sua storia personale, e ricordarci che una relazione non è fatta solo d'amore, ma soprattutto di rispetto. Ogni cane è un individuo a sé e ha dentro di sé le cosiddette motivazioni, ovvero i suoi desideri e i suoi bisogni. Scoprirli vi farà entrare in un mondo meraviglioso e soprattutto vi farà guardare la realtà da un'altra prospettiva. Nessun cane è stato maltrattato durante questo video. Ciao!